Cari amici della Tenda TV, siamo in Piazza del Popolo e siamo qui per la seconda edizione di Vittorio Veneto sotto l'albero. Come vedete ho tanti ospiti qui insieme a me, abbiamo Michele Paludetti di Ascom, abbiamo Corrado Balliana di Confartigianato e Flavio Uliana della Proloco di Vittorio Veneto, perché tanti sono ovviamente gli elementi che concorrono per far sì che anche quest'anno, in questo 2019 che va verso il 2020, a Vittorio Veneto si possa festeggiare il Natale e poi successivamente il Capodanno nel migliore dei modi. Possiamo dire, Michele, che l'anno scorso è stata un po' l'edizione zero di questa manifestazione. Tanto successo lo scorso anno, quest'anno si replica. Ma sicuramente, intanto buonasera a tutti. E diciamo che l'anno zero è andato benissimo, quest'anno le prospettive sono che vada molto meglio. Abbiamo migliorato un po' tutto, perché il palco è più grande, la pista di pattinaggio è più grande, le casette sono più grandi, perciò pensiamo che facendo le cose così in grande le prospettive siano queste. E come lo scorso anno abbiamo unito il gruppo ancora di più, comunque sempre grazie a Confartigianato, alla Proloco, al Comune di Vittorio Veneto, alla Banca Prealpi, ovviamente a Confcommercio, che hanno lavorato tutti in sinergia per creare questo evento, che è impegnativo perché ci porta via tantissimi mesi e comunque la soddisfazione finale penso valga la pena di tanto lavoro. Io ringrazio sempre i miei amici perché veramente hanno fatto un lavoro impegnativo e spero che la popolazione, la cittadina risponda come sempre ha risposto, perciò riversandosi sulle strade, sulle casette e facendo in modo che questo evento sia ormai una pietra degli eventi cittadini. Un elemento cardine degli eventi cittadini, lo diceva Michele, l'unione fa la forza. Dopo tanti anni le varie entità del territorio, le varie anime del territorio, i commercianti, l'aspetto del volontariato, gli artigiani si sono messi insieme con un unico intento, un unico obiettivo, e devo dire che i cittadini stanno rispondendo molto bene. Sì, buonasera innanzitutto anche da parte mia. Sì, direi proprio di sì, questa formula si sta rivelando vincente ed è un esempio anche per magari pensare a qualcos'altro in futuro. Il fatto che sia condivisa questa esperienza di lavorare insieme, di portare a casa degli obiettivi importanti, perché questa è veramente un'iniziativa molto molto impegnativa, che comunque ha unito le forze della città. Già l'anno scorso abbiamo visto che insomma timidamente si erano affacciati alcuni, quest'anno invece la risposta è stata ottima. Anche la presenza in piazza e nella città è notevole, anche lo scorso fine settimana si stimava circa 2500-3000 presenze, che insomma non è poco. Fra l'altro poi abbiamo degli eventi molto importanti, che sono il presepe che abbiamo inaugurato ieri, che è stato magnificamente interpretato dai ragazzi del liceo artistico Munari. Oggi in piazza c'è il Beltrame, il nostro fantastico istituto alberghiero, che ha proposto un pranzo, un cookie school per i bambini che hanno cucinato i biscotti, e poi questa sera la cena ha riscosso oggi un successo enorme, come sempre, d'altro canto sono bravissimi, quindi l'offerta è varia e anche la volontà nostra è anche quella di coinvolgere il più possibile le risorse della città, come in questo caso le scuole. Quindi le scuole, protagoniste anche loro con questa unione di intenti, la Proloco di Vittorio Veneto non poteva non esserci, non poteva essere da meno. Anche voi state dando in queste giornate, che lo ricordiamo, sono comunque giornate di festa, quindi per far sì che i cittadini vittoriesi facciano festa deve esserci poi qualcuno che dietro le quinte, ma anche davanti, lavora. Giusto Flavio, l'apporto anche della Proloco? Sì, la porta della Proloco è importante, è sempre presente nell'arco dell'anno, a partire da aprile con le nostre manifestazioni. E abbiamo dato vita anche a questo periodo dell'anno, che notoriamente insomma, era un po' vuoto, insomma, mancava di eventi, e devo dire che questo grosso sforzo organizzativo sta producendo i suoi frutti. L'altro anno è nato
così con serie difficoltà, però ha preso piede quest'anno veramente. Stavo commentando che la piazza sta diventando piccola, è un po' piccola, bisognerà trovare uno spazio più grande per contenere tutta sta gente, davvero una grande soddisfazione. Tanta gente che viene in piazza anche al momento dell'aperitivo, oppure che porta i bambini ovviamente sono i protagonisti di queste feste, e anche per loro, ma un po' per tutti quanti, ci sarà anche una novità, come ho sentito dovrebbe esserci una giostra panoramica, sbaglio Michele? Beh, la giostra ci dovrebbe essere, adesso aspettiamo il 20 e poi vedremo, sarà una sorpresa forse, ci sarà, non ci sarà, ma aspettiamo un attimino e poi... E sicuramente per il 20 sapremo di più, credo di sì. Comunque ci sarà questa giostra che verrà messa su un parcheggio qua laterale al villaggio natalizio e servirà forse per allietare ancora di più i ragazzini più che gli adulti, credo. E, ci sarà questa, ci sarà poi ovviamente gli eventi man mano che andranno avanti saranno poi... E poi dopo le feste di Natale siete già proiettati anche a Capodanno, perché... Anche in questo caso, l'anno scorso, un po' all'ultimo minuto, avete deciso, avete detto perché no, facciamo anche una festa un po' improvvisata, grande successo, festa fino a tardi, quest'anno si replica. Assolutamente sì, quest'anno si replica con un gruppo molto forte, Febbre a 90 se non ricordo male, che insomma nelle premesse dovrebbe far scatenare la voglia di divertirsi dei vittoriesi e non, nel senso che auspichiamo che vengano anche tanti da fuori per apprezzare questa bella iniziativa e questa piazza stupenda che abbiamo insomma qui. Quindi direi che l'appuntamento è rinnovato nel corso di tutti i giorni delle feste natalizie di questo Natale 2019, qui in Piazza del Popolo a Vittorio Veneto. Come dicevamo prima, tanti saranno gli eventi anche collaterali che andranno ad impreziosire il programma, che comunque è già ricco. Abbiamo, come detto, la pista di ghiaccio, la pista di pattinaggio per piccoli e grandi, e poi insomma tante iniziative, giusto Michele? Sì, ce ne saranno per tutti, per i bambini ovviamente, che sono sempre il nostro pensiero, far divertire loro. Ci saranno le gare di Babbi Natale, ci saranno le biciclettate come diciamo noi qua a Vittorio Veneto, poi collegata ci sarà anche la run del 26, tante cose messe insieme che allieteranno. Una cosa che mi preme dire è che quest'anno le piazze sono tutte addobbate e vive. Si è iniziato con il discorso del Duomo, della Cattedrale, e si è passati ovviamente a Serravalle con Lanterna Serravalle, e oggi è stato inaugurato il villaggio a Meschio. Perciò tante cose messe a disposizione dei cittadini, con tante difficoltà, ma veramente un lavoro di gruppo che sta premiando un po' tutti. Ecco. Bene, allora l'invito... Giusto, è quello di dire ai vittoriesi: uscite dalle vostre case, venite a fare festa qui in centro, ma non solo in centro, a Vittorio Veneto, e anche gli auguri, perché no, di buone feste ai nostri telespettatori, no? Sì, senz'altro, un caloroso augurio di buone feste e che il prossimo anno sia migliore. Molto bene, grazie a tutti voi per averci seguito, vi diamo appuntamento qui a Vittorio Veneto sotto l'albero.